Amici di Marcosbox, benvenuti in questa prima partita a Minecraft su Ubuntu. Vediamo un po' di fare una piccola partita. Come lo chiamiamo questo mondo? Quarantena Covid. Visto che, come ben sapete, sono ancora sotto Covid. Avviamo questa partita. È la prima volta che registro con OBS da Linux. Vediamo un po' come viene la qualità. Minchia. Spuntato non vedo nulla. Antonio, quando spunto in questi posti. Dai, prendiamo un po' di legno. Ovviamente questo gameplay sarà senza tappi perché non lo so. Scoccio fra i tappi. L'unica cosa che devo capire è meglio lo aprite così o a schermo intero. Ho lasciato sulla sinistra il launcher di Ubuntu, quindi l'ho messo a schermo intero per fare un po' di pubblicità al gameplay. Magari qualcuno vede un gameplay di Minecraft e dice che cos'è questo sistema operativo. Legna, musica, passiamo. Come musica mettiamo al 50%. Ok. Altrimenti sentite solo quello, visto che non sto gridando con la webcam. Ah, ma io non ho messo l'audio registrato. No, e sono io il deficiente, ma l'audio c'era. Dovevo fare il montaggio, cosa che non volevo fare. Va bene. Mi sembra che non mi sentite bene, perché non c'ho la sbatta ad attaccare il microfono e quindi sto registrando con il microfono della webcam, quindi se non grido non mi sentite bene. Andiamo anche a cercare. Usciamo di più da questa cosa. Ok. Che dite, ci facciamo già il banco da lavoro. Oh, manco uno che mi dai rametti. Oh, perfetto. Così mi risparmio un po' di legno. Andiamo tu. Vedi qua che così. È perfetto. Ok. Direi che possiamo iniziare a costruire qua. No. Sì, dai, iniziamo a costruire, poi c'è un po' di pietra. Allora, iniziamo a costruire. Facciamoci. Quanto è bello questo tipo di legno? Una cosa assurda, però utilizzeremo questo per fare il banco da lavoro. Ok, perfetto, banco da lavoro fatto, posizioniamolo, facciamoci una bella cassa. Facciamoci prima un piccone di legno. No, facciamo solo uno. Ah, non fa più. Andiamo a picconare, eh? Andiamo a prendere un po' di pietra. Ovviamente non si può prendere un po' la pietra adatta. Ora dovete sapere che io anni fa ho regalato a mio nipote Minecraft. Perché gli piaceva, gli ho regalato sia su smartphone che per PlayStation, perché lui è un consolaro. Ora, quello lì c'ha un culo pazzesco ogni volta che inizia una partita, becca subito carbone, metallo, cioè, diamanti, non lo so come cacchio sono. Io non riesco mai a beccare nulla di buono subito. Ma ci saranno ore e ore e ore di scavaggio per trovare un po' di
un po' di carbone, un po' di metallo. Qui c'è una tecnica botta di culo. Mentre io ho la tecnica che buco, 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 buco. Scendo giù. No! Morirò affogato. Vabbè, andiamoci a fare un... Vabbè, finiamo di utilizzare questo piccone. Almeno lo sfruttiamo un po'. Tante sedie una sacca di inchiostro comodissimo per fare le cose. Facciamoci un bel piccone di metallo, cioè di metallo di pietra. E che ci vogliamo fare? Ci facciamo altri due bastoncini. E ci facciamo anche una bella spada e una bella accetta, però dobbiamo ancora finire questo piccone, che sarà un peccato. E si scappa qua tutta sabbia. Ah, qua c'è la rinaria, come si chiama? No, vabbè, quella cosa lì. Vediamo. Vedi che culo, culo pazzesco. Ogni tanto va a me. Piccone. Sarà un casino uscire da qua sotto. Non già lo so. Perché non mi sono fatto la di uscita. Faccio? Scavo con la sacca. Usciamo da qua, usciamo da qua. Ok, via di fuga fatta. Andiamoci come questo. Vediamo se ce ne sta un altro. Il metallo. Ci sarà un altro metallo. Niente. Metallo, madonna. Mi serve anche il carbone, mi serve. Niente. Stavendo era troppa fortuna che ho trovato il metallo così. Poteva essere. Ma è una gioia proprio. Vabbè, usciamo da qua sotto. Tanto non si cava ragno dal buco. Ma che cacchio l'ho fatto uscire? Ah, l'ho fatto uscire da quella parte, va bene. Come al solito. Meno male. Questo. Ok, siamo fuori. Direi che è meglio che andiamo in quella direzione. Prendiamoci, apri i bagagli. Andiamo. Ehi, oh. Andiamo da quella parte. Andiamo sempre a bastoncino, bastoncino. Abbiamo fatto un bel accetto, prendiamo pure questo legno bello nero. Bello. Devo dire che sono molto ecologista, io distruggo alberi, non li pianto quasi mai. Tutto il contrario della vita. Vediamo se riusciamo a prendere qualche segno. Il fiorellino.
Mamma, so già che cosa state pensando. Cosa si fa? Mucca. Ma Marco purtroppo è animalista e vegetariano anche su Minecraft. Quindi per politica aziendale non gli vado a toccare gli animali. E questo mi sarà uno svantaggio enorme per quando dovrò farmi il primo letto. Già lo so che finirà male. Si sta facendo notte e io non c'ho riparo. Perfetto. Morirò la prima notte. Già lo so. Mucca, deserto, monta, pecore. Che dire, lo faccio subito? Proviamo a farlo subito. Vediamo se ci riesco. Ma non ci sto tenendo come pezzi. Allora, costruiamo subito un forno. Un bello fornace. Mettiamo la fornace. Ci mettiamo dentro. Tre, vai. Giusto, giusto per fare questi. Ci facciamo due bastoncini perché altrimenti siamo fregati. Due torce, che probabilmente potrei fare anche con il legno, però vediamo se riusciamo a fare subito una bella cesoia. Sempre se le pecore stanno ancora là, sì. Dai. Ok. Mi conviene che mi faccio anche un bel cestino. Era così si faceva, la cassa, sì. Mettiamo la cassa, ci mettiamo tutto quello di prezioso che abbiamo. Almeno se moriamo come deficienti, riusciamo a recuperare qualche cosa. Tanto già lo so che morirò come deficiente. Prendiamoci l'ultimo pezzo di metallo. Ci mettiamo una bella cosa. Posso? No. Corretto. Mettiamo. Tanto se già lo so che non è aperto. Allora. Signora pecora. Quando me l'hanno dato, okay. Giusto 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 per fare il letto, no? Prendiamo facciamo, ecco, facciamoci adesso un baghettino, ok, c'è anche la lana nera, ce la facciamo nero il ghettino. Ah, ho lasciato il legno dall'altra parte. Facciamo chiuso un attimo. No, ho detto di no. Perfetto. Cerchiamo di passare la prima notte. Non la passerò bene la prima notte, già lo so. E muori. Eccola. Vedete, non mi ammazza quella. Come dobbiamo fare? Muore, cazzo di me. Muore. Eccoti qua. E
E direi che possiamo fare qualche cosa qui, perché c'è il carbone. Quanto carbone che c'è? Io amo il carbone. Già finito, che cazzo. Ancora poco aperto. Allora, ci dobbiamo fare un rifugio. Una casetta, ce la facciamo. Ce la facciamo qua, tutta strana. Allora, dovete sapere che io fatto geometra. Non ho esercitato la libera professione da solo, però la faccio per conto terzi, diciamo così. Perché ho sempre fatto altro. Ho anche fatto ingegneria, mi manca un esame anche via, quindi sono quasi ingegnere. Perché ho abbandonato gli studi per ho abbandonato gli studi. Anche se mi sono messo in testa quest'anno di finire tutto, reiscrivermi, cioè magari mi prendo questo pezzo di carta e anziché fare l'umpa l'umpa mi dedico a questo, anche perché, come ben sapete, la mia passione è l'informatica. Speravo di fare qualcosa in questo campo, anche scrivere per siti e quant'altro, però ecco, questa è una cosa che non tutti sanno. Io in passato ho avuto la possibilità di fare il mestiere, nel senso che avevo avuto l'opportunità di poter lavorare per un sito italiano di tecnologia, però poi l'orgoglio mi ha fregato. Mi ha fregato perché avrei dovuto accettare un contratto di cessazione dei diritti. Praticamente avrei dovuto scrivere per loro rinunciando a tutto, mi sarei dovuto dedicare anima e corpo a loro e avrei dovuto abbandonare anche il mio amato blog. Perché non è che potevo tenere i piedi in due scarpe. Fisica di Minecraft, la mamma sempre, queste cose. Dicevo, come un deficiente però, quindi per l'orgoglio, non ho accettato e quindi mi sono ritrovato a continuare l'esperienza di Marcus Box e basta. Sappiate che avete, che ho preferito Marcus Box alla pecunia all'epoca. Era la possibilità di fare carriera, perché credevo in quello che era il software libero, ci credo ancora, per carità, però meno che non fai lo sviluppatore e lavori per qualche grossa azienda, a scrivere di software libero, pagare di software libero, a sostenere software libero, non ci metti il piatto a tavola. No, stavo dicendo, ho finito la pietra, porca di quella troia. Dicevo, quindi sono un quasi ingegnere, sono un geometra, quindi direte voi, le case le dovresti saper fare. In realtà quando faccio le case in Minecraft vengono sempre delle schifezze colossali. Non ho mai capito come fanno gli altri a fare case bellissime senza nozioni di architettura, ingegneria e quant'altro. Cioè, sempre mio nipote, io chiamo sempre lui in causa, riesce a fare delle costruzioni spaziali. Cioè, più. Vabbè che lui gioca per la maggior parte in coop, in creativo, quindi giocando così è più, diciamo, molto più semplice mettersi a fare le costruzioni fighe. Intanto sto morendo di fame. Io invece no. Ah, tutto sto casino per fare sto tetto. Per fare i muri. Potevo fare ancora il tetto.
Ed è bruttissima la casa. Andiamo da fuori. Fa schifo proprio. Bravo Marco. Perché hai messo sto coso qua? E mi si sta finendo pure. Devo fare pompi qua. Prima che. Oh, che sfaccia. Allora, piccone, piccone. Che stavamo dicendo? Che sto facendo una schifezza. Porca, sono andato che già metto fuori. Non sono manco accorto. Sprechiamo materiali. Sprechiamoli, tanto. Ah, buona. Così va. Chiudiamola qua. Facciamo più figo. Ah, sì. La casa sospira. Non finirò mai di fare questa prima puntata. Questa prima puntata arriveremo alla costruzione della casa. Poi si vedrà. Che c'ho di materiale? C'ho questo qua, ma ce n'ho poco però. Ne ho davvero poco. Ne ho davvero poco. Vabbè, iniziamo a fare tutto. C'è una casa tutta di pietra. Diciamo come i tre porcellini, che c'era quello che ha fatto la casa di pietra, quello che ha fatto la casa di legno, quello che ha fatto la casa di paglia. E quello che è sopravvissuto era quello che ha fatto la casa di pietra. Io, siccome voglio sopravvivere, gli faccio una bella casa di pietra e morirò fra poco. Tanto per chi mi segue su Marcosbox, sto ancora positivo al Covid e non so quando sarò dichiarato negativo. Stasera c'ho anche un po' di freddo. Speriamo che non mi sia una recrudescenza del Covid, ma sia semplicemente la giornata di merda uggiosa. Apriamo le porte qua. Ok, e questo è rimasto senza materiale fico. Vabbè, però lo posso prendere da qua, giusto? Messico. Bisogno di pietra fica. Che devo fare? Le gonne. Così subito individuo. Che sta la prima. Mi sentirete malissimo, lo so già. Lo so già. Facciamo con granito anche quest'altra colonna. Perché sta tutto sto coso qua? Perché prima sono deficiente. Pigrizia si vede, vero? Allora, facciamo una, due, tre. Una. Perché ho fatto tre ingressi. Che non volevo sprecare la porta. E questo qua lo facciamo di vetro. Tutto di vetro. Facciamo così, facciamo. Un po' di vetro. Ci vuole la sabbia. Ci vuole la sabbia. Voglio quanta sabbia tengo. Ci mettiamo la sabbia. E facciamoci un po' di vetro. Sono le 8, avete sentito il bip bip dell'orologio e mo sentirete l'altro, gli altri non li sentirete perché li ho messi sotto, l'ho chiusi, altrimenti poi ogni volta chi mi segue sul podcast sa benissimo che quando faccio le registrazioni c'è poi il coro di tutti quanti gli orologi che suonano. Che ho questa mania, questa, cioè questa mania, questa
Mi piacciono gli orologi digitali della Casio e niente, quindi ho tutti orologi Casio, tutti digitali. No, di là c'è sta anche un Timex che mi ha regalato mio fratello, però un infiltrato, però anche quello è digitale. Solo che io sono team Casio, quindi minchia quanto avrei. Allora, facciamoci tutto di vetro qua, così entra la luce la mattina. Mettiamo così, c'è una bella luce così. Poi ce ne mettiamo uno qua. Chiudiamo la porta, iniziamo a chiudere come se non ci fosse un domani qua, perché entrano i mostri. Senti, chiudi qua. Sei chiudi con tutto. Ah, che pezzo ho chiuso qui? Ho chiuso su qua. Chiudiamo qui. Uno, due, tre. E qua ci facciamo tutto di vetro, eh? Che bello il vetro. Facciamo tutta una bella vetrata qua, stiamo attendendo tanto di quel sole. Facciamo pure qua. Adesso è buggato il coso qua. 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 E ne serve uno, due. Tre. Oh cazzo, si è fatto buio. Luce. Facciamo un po' di luci. Andiamo qua. Ripeto, così fa più effetto. Ok. Dobbiamo fissare bene il lettino, mettiamo il lettino così dormiamo un po'. Però mettiamo il lettino. Mettiamo qua, si chiama con il. No, mi sta facendo un po'. Devo sistemare un po' la roba. Ecco qua. Questi cosi li devo abbassare. Di ristrutturazione interna, finisci qui, ok, perfetto. Allora, il letto lo mettiamo qua, così la mattina abbiamo detto che quando ci svegliamo vogliamo la luce, perfetto. Poi facciamo l'angolo cucina con la fornace, mettiamo qua il banco da lavoro e il primo dei bauli. Ok, abbiamo detto che dobbiamo mettere anche uno, due, tre di vetro. Mettiamo un po' nel forno la sabbia, me ne sono dimenticato. Vabbè, uno ce l'abbiamo qua, uno, uno, e lo mettiamo qua. Più bello qua, allora. Quindi sono 1 e 2 qui. Peccato sprecare tutta questa cosa. Va bene, mettiamo su, eh? Sprechiamo tutto sto calore per fare così. Intanto ci facciamo una bella zappa, così iniziamo già a coltivare qualche cosa, perché sennò qua, se voglio fare il vegetariano in Minecraft, devo per forza di cose costruirmi qualche cosa. No, cioè devo fare l'agricoltore e due. Dove zappiamo? Vediamo un po'. Tanto devo fare una scalinata qua perché non. Volta ci casco male, porca puttana. Vabbè, iniziamo a zappare. Un zappo. Che se faccio qua? Una bella cosa.
Meglio senza apparire. Ho proprio. Tanto sto giù il terreno. Qua così me la posso anche guardare. Ci metto un batto un po' di terra. Terra bruia. E facciamo qua tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semini. Continuiamo. Ah, è terra bruia. Me l'ho dimenticato. Oh, mamma mia. Oh, cazzo, madonna mia. No, per punizione ne faccio un buono a tutti. Uno qua e uno qua. Ok. Però mi sa che sto appezzamento di terreno lo devo aumentare. Così faccio i primi panini. Ok. Qua ci prendiamo i berelli, così recuperiamo anche un po' di legna e roba. Quindi prendo il secchio. Però come lo faccio il secchio se non c'è un metallo? Andiamo a bucare da quella parte. Ho tutto addosso perché come al solito sono deficiente. Però è giorno. Chi devo chiappare? A meno che non cada in una buca. Prendiamo il carbone che serve sempre. Buchiamo. Una bellissima vena di carbone. Vediamo se troviamo qualche cosa. Ancora niente. Non troverò niente da questa parte. Vabbè, comunque io direi che anche il gameplay di questa prima partita lo possiamo anche interrompere perché avevo detto che finivo la casetta e terminavo il primo gameplay. Ma al solito però sto andando avanti. Morirò, morirò giusto. Luce, luce, luce. Mettiamo una bella luce. Oh, ok. Buchiamo un altro po' e poi torniamo indietro e terminiamo questa prima partita. Quando uno non c'è niente da fare. Questa. Come la terminavo di chiamare questa serie? Minecraft Covid Edition. Sto sprottando, sprecando tempo. Vabbè, comunque, c'è una bella cosa. Miniera, così. Ci ricordiamo della miniera. Però la casa non è male, dai. Forse l'avevo piantato prima. No. No, mica questo. Guarda questo. No, è impossibile. Che cazzo è fatto? No, non ci credo. Che sta? L'energia super mega coltivante qua, che cazzo è? Ah, a proposito, visto che ci troviamo, andiamo qui, andiamo a casa un attimo, vediamo se riusciamo a farci il primo panino. Ah! Perché abbiamo giustamente tanta fame. Al solito tanto che cosa la cazzo di cane e tu sei fortunato. Ci facciamo il primo panino. No, ci facciamo un cacchio a questo punto. Va bene, e niente. Nessuno. Nessuno. Uno. Non mi ha dato manco il. Vabbè, pensavo
piantiamo questo albero qua. Facciamo qui il coltivatore di alberi. Oh ma cazzo, ci stanno i buchi nella casa. Ho dimenticato. Sai che facciamo? Facciamo con questo, con granito. Chiudiamo questo e terminiamo la partita. Ok. Beh, adesso che mettiamo un po' di colore alla cazzo di cane. La croce, qua, che siamo andati a chiesa. Magari c'è la benedizione. Bene. Vediamo se non entrano i ladri. Ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ciao.